Ciao, siamo a Milano in Piazza Portello per l'evento La Festa del Vino Grandi Vigne. Ci dici chi sei e qual è la tua azienda? Mi chiamo Vittorio e ho la fortuna di essere figlio della signora Luisa Joll, che è una donna molto fortunata, che è proprietaria della tenuta Joll, provincia di Treviso. Di cosa vi occupate nello specifico? Noi facciamo vino, lo facciamo da parecchio tempo. Dal 1427 almeno, la data certa non ce l'abbiamo. Dall'83 facciamo vino biologico, esclusivamente biologico, vegano e vegetariano. Beh, interessante, innovativo anche. Ci spieghi un po' che cosa significa biologico e nello specifico vegetariano e vegano? Voi vedrete questo filmato sul web e facilmente quindi potrete andare a cercare alcune informazioni sintetiche su questo mondo straordinario ma molto discusso, e vi consiglio di farlo. Vi do i due motivi che per me definiscono e motivano le nostre fatiche: tutela del consumatore e tutela dell'ambiente. Benissimo, mi sembra che siano delle cause importantissime. Ci dai un consiglio un po' enogastronomico, un abbinamento di un vino particolare con un piatto? Beh, noi con Grandi Vigne siamo stati selezionati su tre articoli: Prosecco, Merlot e Cabernet. Venendo da Treviso, il prodotto più rappresentativo è il Prosecco, anche perché Joll, che è mia mamma, scusate, è il più antico produttore esistente di Prosecco. Quindi è chiaro che adesso io cercherei un abbinamento sul Prosecco. Bene. Io però prima dell'abbinamento vorrei definire il contesto. Ok, il contesto è una cena tra amici. Allora, il Prosecco è un vino che ha dei profumi molto interessanti. Profumi floreali, non fruttati, floreali, quindi molto delicato, molto intrigante, ha una piacevole acidità. Io sono prosecco dipendente, quindi lo potrei consumare a tutto pasto, ma non credo che le signore farebbero questa scelta, quindi lo limitiamo agli antipasti. Sugli antipasti ce ne sono una gamma enorme che si possono sposare. Io per esempio sono convinto che stia benissimo un antipasto a base di pesce. Un pesce possibilmente non in agrodolce, non troppo forte. Oppure va benissimo anche sui primi. Anche qui abbinamenti infiniti, dal pesce alle verdure. Certo. Ad alcuni sughi anche di carne bianca. Insomma, la scelta è infinita. Come si chiama il vostro prosecco? Prosecco. Però adesso faccio una domanda io ai nostri utenti. Ok. Chi risponde bene vince una bottiglia di vino Joll. Dovete cercare la risposta giusta a questa domanda. Cosa vuol dire prosecco? Vi do tre risposte possibili. È un tipo di uva? È un tipo di vinificazione, quindi un metodo di vinificazione, oppure è una denominazione territoriale. Chi ha la risposta giusta ci viene a trovare a San Polo e gli diamo una bottiglia a regalo. Ok, allora chiederemo questa cosa a tutti i nostri utenti, grazie. Ricordo, Joll, per Grandi Vigne. Ciao.